Le truppe antisommossa hanno lanciato un nuovo assalto sulla Maidan, la piazza centrale di Kiev. Da ieri almeno 25 morti negli scontri fra manifestanti e polizia, centinaia di feriti. L'opposizione ha oltrepassato i limiti, ha detto il presidente ucraino Yanukovych, addossando ai dimostranti europeisti l'escalation di violenza. Al via le consultazioni per il premier incaricato Matteo Renzi. Si comincia con Forza Italia a guidare la delegazione Berlusconi. A seguire il PD alle 12. Ci sarà anche il faccia a faccia con i 5 Stelle dopo la decisione favorevole dei grillini sul web. L'inchiesta della Procura di Roma su presunte irregolarità legate all'affidamento di appalti per Palazzo Chigi. Arresti domiciliari per Luigi Bisignani e per il generale dei Carabinieri Antonio Ragusa. Il noto faccendiere è accusato di frode fiscale, mentre a Ragusa sono contestati i reati di corruzione e turbativa d'asta. Oltre 12 milioni di spettatori per la prima serata del Festival di Sanremo, con il 45,7% di share. Ascolti in calo, circa 2 milioni di spettatori in meno rispetto alla kermesse del 2013, sempre condotta dalla coppia Fabio Fazio-Luciana Littizzetto. Stasera sul palco gli altri 7 campioni, tra gli ospiti Claudio Baglioni. Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori ieri a Roma per chiedere un cambio di passo nella politica economica del futuro governo. In oltre 60.000 hanno manifestato lamentando la chiusura delle imprese, la pressione fiscale e la disoccupazione. È di almeno 4 morti e 19 feriti il bilancio dell'esplosione di una bomba nella sud di Beirut, vicino al centro culturale iraniano e all'ambasciata del Kuwait. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza libanese. Potrebbe essersi trattato di un'autobomba o di una moto imbottita di esplosivo.